punto di giunzione, diciamo, ideale tra le serie che si sono concluse questo mese e quelle che iniziano, abbiamo Guerrilla High di Go Nagai. Questo è il numero 1, questo è il numero 2 e questo è il numero 3, se non sbaglio. Sì, ho detto bene. È un manga pubblicato dalla Divisual, come ormai consueto, al prezzo di 7,10 euro l'uno, che è veramente poco, secondo me, almeno rispetto agli standard Divisual. Ho preso un numero a caso. Parte ottima rilegatura, volume molto solido, sovracopertina. Quindi un'edizione in cui non c'è niente da dire. Ci sono svariate pagine a colori interne. Tutte le pagine a colori originali sono state mantenute. Quindi, insomma, per 7,10€ non è neanche tantissimo. Considerando che non è un manga che credo abbia un grossissimo mercato in Italia, poi non lo so, insomma. Di questo manga la Divisual ha fatto uscire 3 numeri, tutti e 3 insieme. Proprio così, patapam. Se qualcuno può essere utile, c'è un modo per capire qual è l'1, qual è il 2 e qual è il 3, perché non c'è nessun numero in copertina, a meno che... Cioè, perché io e Valerio ci abbiamo perso non so quanto in fumetteria a venirne a capo. Ma se ci fate caso, non si vedrà benissimo... Ho paura, però qui c'è un pallino, qui ci sono 2 pallini e qui ci sono 3 pallini sulla costina. 3 colpi di proiettile, suppongo. Quindi a seconda del numero di colpi sulla costina sapete il numero del volume. Una cosa così, carina. Di cosa parla Guerrilla High? È un manga molto particolare perché per capirlo, almeno a me è risultata molto utile l'introduzione e la postfazione che si trovano nel volume, opera di Federico Volpi. Perché comunque Guerrilla è un manga nato nel periodo dei moti studenteschi, in un periodo in cui anche in Giappone c'era un grande clima di violenza. Parla di scuole dove c'è la guerra, praticamente tra studenti e professori, tra professori che difendono con le armi la scuola fino ad uccidere gli studenti che non sono in riga, studenti del movimento studentesco che riconquistano le scuole con la violenza, a forza di uccisioni. È un manga in un clima proprio da Far West. È un manga quindi molto violento anche, molto. È molto particolare perché il primo numero non mi era piaciuto particolarmente, l'avevo trovato troppo violento, troppo fine a se stesso. Nel secondo e nel terzo comincia a emergere anche un intreccio molto interessante, che purtroppo però rimane così, perché questa è un'opera incompiuta di Go Nagai. Questo non preclude un po' il gusto del leggersela, per carità, però è un'opera incompiuta e va detto, viene spiegato che praticamente la rivista su cui era pubblicato fallì. Chiuse, qualcosa del genere, quindi comunque è una serie che non ebbe mai conclusione, ma che vale la pena leggere probabilmente. Io non so se consigliarlo o meno, perché l'ho letto perché a mio marito piace molto Go Nagai, quindi l'abbiamo comprato e quindi l'ho letto anch'io. Di conseguenza è sicuramente una cosa particolare, però purtroppo se vi piacciono manga molto violenti, vi piace un tratto molto anni 70, il tratto di Go Nagai, insomma, allora potrebbe forse essere il manga per voi. Non saprei se consigliarla come spesa, sono solo 3 volumi, magari sfogliatelo in fumetteria e vedete un po' voi, sicuramente un manga molto diverso. Passiamo ora alle novità di questo mese e mezzo praticamente di che vi vado a parlare, che ha segnato questo mese, questo periodo, il debutto della Ronin Manga, di cui molti di voi avranno parlato. Io ho preso di loro 3 cose, 2 serie e un volume unico. Inizio con il volume unico, vado in ordine alfabetico di tutte le novità, come al solito, lo sapete che mi piace andare in ordine alfabetico sui titoli. E partiamo con Hiroshima, nel paese dei fiori di ciliegio di Fumio Kono. Un'opera che ci viene proposta a 10 euro per un centinaio di pagine circa. È un volumetto sottile, per quanto la copertina sia in cartoncino rigido, è tipo quella di Mushishi. Allora, il prezzo è indubbiamente alto, la carta è buona, la copertina è buona, ci sono anche delle pagine a colori interne, poche comunque, e quindi il prezzo è alto sicuramente perché è un manga molto di nicchia. Questo è particolare. Tratta appunto la Hiroshima del titolo, è proprio la Hiroshima su cui è stata sganciata la bomba atomica durante la Seconda Guerra Mondiale, come penso sappiamo tutti. Stranamente, come magari potrebbe far pensare il titolo, non parla magari di cosa è successo quando è stata lanciata la bomba o altro, parla delle conseguenze di questo.
in una visione però non a livello di politica o di che, ma di storie quotidiane di persone sopravvissute o comunque coinvolte. Nel senso, la storia si divide sostanzialmente in due parti, in due racconti. La prima parla di una sopravvissuta qualche anno dopo che la bomba è stata sganciata. La seconda parla di, non lo posso dire, comunque di un qualcosa correlato, anche se più recente ai tempi nostri. Si tirano un po' le fila del discorso verso la fine del volume, che fa un po' riagganciare i vari pezzi e capire anche i collegamenti tra le due storie. A me è piaciuto molto. Forse non mi ha conquistato del tutto, perché nella seconda parte avevo un po' di difficoltà a avere empatia con i personaggi. Però è molto, un manga veramente bello, molto veramente, che punta sul quotidiano. Ovviamente, come al solito, se siete amanti dell'azione oppure volete un resoconto storico preciso, non è il manga che fa per voi, ma se volete una storia che probabilmente potrà toccare qualche corda del vostro animo e farvi molto riflettere su cosa può essere stata la bomba atomica di Hiroshima per alcuni, può essere uno spunto, un inizio di riflessione, allora io ve lo consiglio. Purtroppo il prezzo è molto elevato, quindi è un po' da valutare, magari datevi una sfogliata. 10 euro per la Ronin Manga. Andando come al solito in ordine alfabetico, altro volume unico però di un'altra casa editrice, uscita dall'edizione dell'Uomo che cammina di Jiro Taniguchi e della Planet Manga. Edizione molto bella. Strano a dirlo, però mi piace veramente molto e sentire me che dico queste cose della Planet è sconvolgente. Il prezzo è comunque troppo alto. È di 10,90 euro per un volume di 140 pagine circa. Però la copertina è rigida, in cartoncino, molto bella. La carta è buona. Il prezzo è alto, ma penso comunque perché Taniguchi ce lo fidiamo in pochi qua in Italia, purtroppo. Io stessa l'ho scoperto comunque da pochi anni, recentemente comunque. Questa è stata una delle sue prime opere pubblicate da Planet, che era esaurita da diverso tempo e quindi è stata ristampata. L'uomo che cammina è meraviglioso. È un manga che nella sua semplicità, nel suo raccontare piccole cose, ti fa riflettere su tanto, veramente su tanto. E la storia in realtà non c'è una storia particolare. Il protagonista è questo uomo che cammina, che in pratica è un uomo qualsiasi, un lavoratore, che a cui piace camminare. Noi vediamo dei flash di alcune sue camminate, che può essere passeggiate per diversi motivi più disparati, nei luoghi più diversi della città, con tante piccole cose. Ogni cosa è un momento di meraviglia, di stupore, ogni piccola cosa. È veramente particolare. Secondo me vale la pena leggerlo, certo per le persone un po' più mature, sicuramente. I più giovani, magari tra chi mi sta sentendo, potrebbero non apprezzare appieno questo volume, dove non c'è neanche una trama ben definita. È proprio il piacere della lettura di vedere cosa succede a questo uomo. Io lo consiglio. Ha un prezzo alto, ma conoscendo la Planet non hanno fatto neanche troppo da furto rispetto a quanto avrebbero potuto fare. Quindi il mio consiglio è leggetelo, 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 leggetelo.